All'arrivo a Washington ho ricevuto la notizia delle dimissioni di Barbara Cavanni. Io vi pregherei però, non vedo il consiglio, cioè, se si può, capisco che loro devono lavorare, però io non vedo Bonifazi e Passi, però non vedo la Meucci, l'Agostini, la Pezza, chi è, la Colesei, non vedo nulla. Quindi, le dimissioni di Barbara Cavandoli mi sono state presentate per la prima volta il giorno 14 gennaio, giovedì, al termine della discussione aperta dalle dichiarazioni del patron di Fiorentina, Diego Della Valle. Ho chiesto a Barbara di ripensarci, respingendo le dimissioni che lei mi aveva comunicato, semplicemente perché pensavo e continuo a pensare che non ve ne fosse alcun tipo di motivo sotto il profilo politico, in quanto in una discussione può succedere di tutto, può succedere anche che ci sia qualche scambio di tono acceso, ma non è che alla prima difficoltà uno debba necessariamente lasciare, naturalmente rispettando il volere personale di Barbara. Barbara ha accettato il mio consiglio, ha continuato a lavorare insieme a noi, per poi scrivermi lunedì mattina, prima del Consiglio Comunale, alla quale lei non ha partecipato e, come sapete e come ricorderete, ha visto la mia presenza per chiedere l'approvazione dell'ordine del giorno sugli europei, la reiterazione della richiesta di dimissioni. Avevo chiesto a Barbara di attendere una settimana il mio rientro, martedì invece, nel momento in cui sono arrivato a Washington, ho avuto notizia della ufficializzazione delle dimissioni. Ho letto anche nei giorni successivi tutta una serie di supposizioni di natura politica su quali sono i motivi, di opinioni del tutto legittime da parte degli amici della carta stampata e dei media di interpretazione di queste dimissioni. Io do atto che Barbara Cavandoli è una persona leale, è una persona trasparente e ho chiesto ai miei assessori di dirmi, a tutti le mie persone con cui collaboro, di dirmi in faccia quello che pensa. Barbara ha scritto una lettera, per me quelle sono le motivazioni delle dimissioni. È chiaro che io non condivido, ma rispetto profondamente la scelta di una persona che conferma, pur in presenza di due tentativi miei di respingere queste dimissioni, la propria volontà di andarsene. Quindi ho accettato quest'oggi le dimissioni di Barbara. Non credo che la vicenda della convenzione Fiorentina-Comune abbia delle problematiche su questo. Noi abbiamo chiarito quali erano i nostri punti di vista, Fiorentina ha chiarito quali erano i propri punti di vista, sono rispettosi degli indirizzi che il Consiglio Comunale ha dato in una seduta di, mi pare, un anno fa. Questo credo che porterà oggi stesso, se non ha già portato, alla firma della convenzione tra Fiorentina e Città di Firenze. Nel pomeriggio credo che uscirà un comunicato congiunto di Fiorentina, o pomeriggio domani, un comunicato congiunto di Fiorentina e del Comune di Firenze. Ho pensato di riattribuire alcune deleghe e do lettura della Giunta, precisando che il nuovo assessore è Cristina Giachi, ricercatrice universitaria e collaboratrice del professor Schiavone, cui ho attribuito le deleghe dell'Università della Ricerca e delle Politiche Giovanili. E gli altri assessori, oltre al vice sindaco Dario Nardella, che assume la delega allo sport e allo sviluppo economico, sono Elisabetta Cianfanelli, Turismo, Moda, Europa e Pari Opportunità, Giuliano De Empoli, Cultura, Rosa Maria Di Giorgi, Educazione, Angelo Falchetti, Bilancio, Partecipato, Organizzazione, Claudio Fantoni, Casa, ho detto di Cristina Giachi, di Massimo Mattei, Mobilità, Manutenzioni e Decoro, di Stefania Saccardi, Politiche Sociosanitarie e di Cristina Scaletti per quello che riguarda l'ambiente. È del tutto evidente che la scelta di mantenere il 50% uomini e donne è una scelta che ha, secondo me, un significato politico molto forte. È altrettanto evidente che la nostra giunta, la giunta che oggi
come dire, vede la sostituzione di Cristina al posto di Barbara, è una giunta che ringrazia Barbara per il lavoro che ha svolto, ringrazia Barbara per la passione che ha messo e, pur non condividendo l'epilogo di questa vicenda, consente a tutti noi di, come dire, fare un primo punto della situazione dopo 6 mesi. Vorrei dire con molta serenità, i cambi di giunta, questo è il primo, secondo me non sarà l'ultimo, nel senso che è normale, è fisiologico, al di là delle battute degli assessori qui, è fisiologico che con l'arrivo di un nuovo sistema elettorale, dove gli assessori sono i collaboratori del sindaco, è naturale che possano esservi dei cambi e un cambio di un assessore non sia quell'esperienza liturgica che deriva dalla Prima Repubblica e che lascia immaginare chissà quali sconvolgimenti. È normale. Gli assessori e le deleghe degli assessori possono essere tranquillamente cambiati e cambiate. Quello che è importante è la fedeltà al progetto, al programma politico che noi abbiamo messo e soprattutto la assoluta certezza che il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro che è finalizzato a dare a Firenze, a ridare a Firenze, a restituire a Firenze quella capacità evocativa internazionale che persino il Presidente degli Stati Uniti d'America ci riconosce e che talvolta noi per primi facciamo fatica ad apprezzare per quanto vale.